Ciao a tutti! Oggi sono su un SUV che è praticamente l'ammiraglia del brand DS e fa del design il suo tema centrale, con dei rumbi praticamente piazzati ovunque. Questo è il tema centrale proprio di DS7 Crossback. Ma io, prima di ipnotizzarvi con queste forme geometriche, mi raccomando, vi siete iscritti al canale, io ve lo ricordo sempre, tanto in realtà basta un click, altrimenti vi faccio vedere gli esagoni al posto dei rumbi. Va bene? Click fatto, mettete anche un like. E possiamo proseguire. In 4,57 m DS7 Crossback ha cercato di racchiudere una visione tutta francese del design, modaiola differente da tutte le altre, qualcosa di nuovo che rompe gli schemi, ma come ogni estetica del genere o la si odia o la si ama senza mezzi termini. La calandra anteriore è di grande pregio stilistico e totalizza tutto il muso, ma la mia attenzione è volata direttamente verso i fari perché non ne ho mai visti di così belli. Dietro sembrano delle squame, avanti invece dei gioielli, con dei vetri che ruotano e sono retroilluminati da una luce viola. Ah, chiaramente le frecce avanti e dietro sono anche dinamiche. Comunque questa 7 Crossback vive di cromature, che creano luce, quindi mille sfaccettature, oltre al fatto che ho dovuto assumere delle pose da contorsionista per poterle riprendere senza venirci riflesso dentro. D'altronde con le superfici in generale i designer hanno proprio giocato con gli incastri delle linee. Peccato però che al posteriore, almeno nella versione con motore diesel, gli scarichi siano finti. Rovinano un po' la linea sotto questo punto di vista. Arrivati a questo punto sarebbe stato meglio far continuare tutta la protezione del sottoscocca fino agli angoli, anche perché avrebbe aiutato ancora di più in questa idea di sviluppo orizzontale che suggeriscono gli stoppi, il bagagliaio, il lunotto. Se fuori l'hanno fatta figa, dentro non poteva che essere altrettanto. Non c'è più bisogno di far girare tutti i passanti quando si è dentro, ma bisogna creare un ambiente di classe. Il cronografo al centro della plancia che si apre e si chiude aiuta tanto in questo senso, ma anche il grande display da 12 pollici per l'infotainment, che di certo è più grande della media ed è davvero luminoso e brillante. Sotto allo schermo poi ci sono una serie di tasti a sfioramento per le macro aree come navigazione o multimedia, ma anche per il DS Sensorial Drive, che modifica delle impostazioni ambientali. Tasti che non sono il massimo da usare mentre si guida, lo possiamo ammettere, ma sono davvero belli, come anche tutte le rotelline per gli scroll menu e volume che hanno sfaccettature diamantate. Il tunnel centrale è un gran bel vedere, con i pulsanti cromati ai lati che sono a spigoli vivi e con un bel selettore del cambio al centro. Sconvolge poi la capienza del vano sotto al poggiabraccio perché ci entra di tutto, ma roba anche di bottiglie d'acqua da 2 litri, mentre nella plancia c'è spazio per far ricaricare a induzione il telefono. Su questa DS7 Crossback Rivoli i sedili sembrano un po' il cinturino di un orologio e possono dare l'impressione di essere scomodi con quelle pieghe che finiscono anche sotto le gambe, ma in realtà io vi posso garantire che sono delle poltrone. Ti siedi al posto di guida e ti godi una triangolazione di volante, pedali e piano di seduta molto valida. E poi c'è il display da 12.3 pollici della strumentazione che assolve tutte le funzioni. Poi tra l'altro è anche leggermente opaco così non soffre la luce diretta del sole. Contro le persone che guardano e chiedono: ma è una Citroën? No, DS adesso è un marchio a sé. Ma che macchina è? Ah, tu non hai visto niente. Anzi no, hai visto una DS7 Crossback. Potete finalmente chiudervi all'interno di questa DS e goderne della comodità, perché è un'auto molto comoda, proprio come assetto. Considerate che se la lasciate in comfort, per esempio, le sospensioni lavorano in modo molto lineare e io credo che siano tanto aperte di compressione, il che significa
centrare, ammortizzare molto bene le asperità, però curiosità, se andate a frenare un po' più forte, la macchina tende a picchiare, tende a caricare molto l'avantreno. Ad ogni modo, passare sul pavé è praticamente bere un bicchiere d'acqua per questa macchina. Solo che se beccate una sconnessione un po' più tosta, tipo zone nelle quali sono saltati San Pietrini, lì uno sbam non ve lo toglie nessuno. Allora, sapete che penso? Che i 177 cavalli per quest'auto siano una quantitativo giusto, nonostante la mole possa far paura. Il motore diesel da 2 litri è un buon compromesso per questa DS7 Crossback tra consumi e prestazioni, perché se da un lato schiacci tutto l'acceleratore e riesci a darti un po' uno spunto, un accenno di sportività, insomma a cacciare un po' gli artigli, dall'altro invece i consumi non mi sono sembrati eccessivi. Considerate che per un utilizzo misto siamo sui 16 km al litro, però immaginate che questo è un sub, l'aerodinamica conta tanto. Non è una coupé che quindi è più filante, più bassa, questa sposta fisicamente tanta aria. A contribuire a entrambe le cose poi ci pensa il cambio automatico e a T8 a 8 rapporti, perché da un lato può selezionare un rapporto più corto per dare più spunto, dall'altro invece può selezionare un rapporto più lungo, tipo la settima, l'ottava, magari in autostrada, per abbattere i consumi. Il fatto è che guidare questa DS è proprio facile, lo so, sembra strano, ma è così. I pedali sono morbidi, il volante non ha fatica, tutto è votato alla piacevolezza. È un'auto che non cerca di metterti in crisi, a meno dei comandi dei cristalli sul tunnel centrale. Io non ce la faccio, non mi ci sono proprio entrati in testa e continuo a cercarli nello sportello. Comunque, tra le varie cose che vi sorprenderanno di questa DS c'è anche il raggio di sterzata. Considerate che io abito in un parco che ha una curva a gomito, quindi io la faccio con ogni auto che ho in prova, un feedback oggettivo. Ebbene, con questa DS7 Crossback l'ho fatta con una scioltezza maggiore rispetto anche ad auto più piccole. Ad ogni modo, questa prima auto del nuovo corso di DS ha saputo rompere gli schemi. Sembra meno impacciata rispetto a delle dirette rivali, però devo ammettere che l'eccesso di design in alcune situazioni può disorientare, soprattutto per quanto riguarda la strumentazione digitale. Immaginate che ci sono una serie di animazioni, sono fighe, però se ho bisogno di sapere un'informazione al volo non posso aspettare che si creino questi rombi tutti in giro. Vabbè, comunque siamo arrivati alla fine del video, quindi come al solito vi chiedo, lasciatemi un commento se vi è piaciuto il video, fatemelo sapere, e soprattutto lasciatemi un like, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.